Canto d'ingresso numero 112. Grandi cose. Oggi, ultima domenica del tempo liturgico, mettiamo al centro delle nostre riflessioni la regalità di Cristo. Regnare significa governare, esercitare un dominio. Ma la particolarità di questo regno non è di natura politica. Il regno di Dio ha caratteristiche impensabili. Chi comanda non comanda per la morte, come Erode, come Pilato. Fa gli interessi del popolo perché ama, il che significa essere al rovescio di ogni criterio umano. Per trono la croce, dalla quale Cristo crocifisso e Re spalanca le braccia per accoglierci tutti e dirci che attraverso il suo sacrificio personale rivela la verità del Padre, la vita stessa di Dio che è amore. Gesù ci presenta un regno d'amore, dove obbedire è gioia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia, l'amore e la pace da parte di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ci è stato già detto che oggi è la festa di Cristo Re, è la conclusione dell'anno liturgico. Io vorrei introdurre questa Eucaristia con un concetto molto bello, il concetto della vittoria. Guardate, vedere Cristo Re ti dà il senso di dire: ah, abbiamo lavorato tutto un anno, abbiamo seguito Gesù nei suoi sacrifici, nei suoi digiuni, nelle sue preghiere, nelle lotte che ha dovuto attraversare, nelle guarigioni. Oggi contemplare Gesù lì in cielo, attraverso la trasparenza della croce, ci fa vedere Gesù vittorioso. Gesù che ci dice: guarda,
che se tu ti comporti in un certo modo, il Signore ti darà la sua ricompensa. La ricompensa qual è? L'entrare nel cuore di Dio. Questo significa Gesù Cristo Re. Gesù è rientrato nel cuore del Padre. Ed è bello che questa mattina, in questa messa, noi vogliamo unirci a questa famigliola che dopo un mese dalla morte del papà Giuseppe si ritrova per affidarla ancora una volta da un lato all'amore misericordioso di Dio, dall'altro lato alla preghiera di tutta la comunità. Un solo pensiero, la morte che cos'è, fratelli cari? È il momento della vittoria dell'uomo attraverso la vittoria di Cristo. La morte non è un traguardo, è un passaggio. La morte ci dice che dopo c'è questa vittoria, perché anche noi entriamo nel cuore di Dio. Allora la messa che celebriamo anche oggi è come un allenamento di ogni settimana, dove noi che siamo i figli entriamo sempre di più nell'amore di questo papà per non perderlo mai più nell'eternità. Per questo motivo ogni domenica, anche se non dovessimo avere nessun tipo di peccato, ci metto il punto interrogativo, ma noi chiediamo sempre perdono al Signore, perché c'è sempre qualcosa che ci ha fatto dimenticare di essere figli suoi. C'è sempre qualcosa che ci ha fatto allontanare dal suo amore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio, Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose, in Cristo tuo Figlio, Re dell'Universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Viviamo nel fervore della fede e della gioia, la festa di Cristo Re dell'Universo. Senza grandi parate o trionfalismi, ma in semplicità, con una presenza attiva ad un'intensa celebrazione eucaristica in cui l'agnello è immolato per noi. È così che il Re, che si prende cura del popolo offrendo la sua vita divina. La regalità di Cristo lascia perplesso Pilato. Infatti, Gesù capovolge la logica di questo mondo, dichiarandosi Re, ma in un altro modo. È regalità di amore e di servizio totale per gli altri. La Chiesa è nata non per occupare poteri temporali, ma per essere fermento e lievito per migliorare l'umanità.
libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio dell'uomo. Giunse fino al Beliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano del re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide. Alleluia.
Signore sia con voi. Lettura dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Stamattina la nostra attenzione è attirata particolarmente da questo brano del Vangelo. Voglio ricordare a me e a voi quella bellissima preghiera che ci ha insegnato Gesù, la preghiera del Padre nostro. Uno dei passaggi nella prima parte del Padre nostro, quando noi col nostro cuore ci rivolgiamo a quel Dio che pensiamo lontano tante volte, qualche volta addirittura l'abbiamo visto estraneo alla nostra vita di questo mondo, noi ci rivolgiamo a questo Dio chiamandolo papà e avvertendo una tenerezza che è propria di chi, come un papà, spende la propria vita per i propri figli. Nella preghiera noi diciamo a un certo punto: venga il tuo regno. Una parola che per gli uomini suona in un certo modo. Il regno in questo mondo è un regno di potere, un regno di dominio. Differente il discorso di Gesù. E Gesù alla fine viene condannato un poco per questo motivo di fondo, perché si è fatto re. E l'ha detto chiaramente a Pilato stamattina: avete sentito? Ma dunque tu sei re? Sì, io sono re, tu lo dici. E per questo sono venuto nel mondo. In questo equivoco, fratelli cari, erano caduti, non è soltanto il mondo, anche nella Chiesa alle volte abbiamo certi errori, certi equivoci, la storia ce lo insegna, dolorosa storia, ma anche quella ce la insegna. L'equivoco l'hanno creato pure gli apostoli quando, vi ricordate, qualche domenica fa l'abbiamo sentito questo Vangelo. Giacomo e Giovanni, che sentendo parlare di questo regno, dico: «Signore Gesù, noi vogliamo stare
nel tuo regno, quando l'avrai fatto, no? Chissà che pensavano in testa loro. Vogliamo stare una a destra e una a sinistra. E Gesù che sposta immediatamente l'obiettivo. Certo, la sua catechesi continua, ci ha fatto capire che lui viveva in questo mondo, ma le sue energie non erano per questo mondo, erano per un'altra realtà, quel regno, che è il regno di giustizia, di amore e di pace, come sentiremo dopo nella preghiera che la Chiesa ci farà elevare. E Gesù, spostando l'obiettivo, che cosa dirà a questi due discepoli, che pure sono tra i due un pochettino più sensibili, Giacomo e Giovanni, Gesù ha detto: ma voi potete bere il calice che io devo bere? È più chiaro di così, si muore, fratelli cari. La Chiesa, quando ci ha fatto vedere questa festa meravigliosa di Cristo Re, e chi di voi ha i capelli brizzolati ricorda che la festa di Cristo Re era inserita nel mese di novembre, Però non era l'ultima domenica dell'anno liturgico. Adesso pedagogicamente la Chiesa cosa ha fatto? Nel rivedere un pochettino il cammino, renderlo un pochettino più, lasciatemi passare la parola, più biblico. La Chiesa ci ha fatto rivivere il cammino della salvezza, che noi cominceremo domenica prossima ancora una volta con l'Avvento. E questo cammino dove culmina? Nell'ultimo momento, ed è questa l'ultima domenica dell'anno cosiddetto liturgico, la contemplazione di Gesù Cristo, Re dell'universo. Ma chiaramente subito il nostro sguardo in controluce ci fa vedere dove veramente Gesù è diventato Re, non su un trono umano con uno scettro in mano, con una corona d'oro in testa. I centri del potere, voi lo sapete, i segni del potere li conoscete: il mantello d'oro, un trono, tutti che si inginocchiano, uno scettro in mano, una corona e soprattutto un potere. Noi oggi questa contemplazione la vediamo, ma la vediamo come l'ha voluta Gesù, come l'ha costruita Gesù, il cui regno non è di questo mondo, ce l'ha detto stamattina. Gesù ha detto chiaramente: guardate, io non sono venuto in questo mondo a comandare. Certo, se uno volesse fare il ragionamento nudo e crudo, questo Gesù è Dio. Chi è che serve? Sono la sua schiera, addirittura nel santo noi diciamo il Signore è Dio degli eserciti, ma non l'esercito con i fucili, i cannoni, le bombe atomiche, no, l'esercito di chi ama, è quella famosa schiera di vesti bianche che hanno lavato la loro veste nel sangue dell'agnello. E allora, ecco, in controluce Gesù che cosa ci fa vedere? La croce, è il suo trono la croce. Non per comandare, per amare. E questo amore è stato talmente grande, è talmente grande che questo Gesù si è lasciato crocifiggere a questo amore. Pensiamoci un momento. Perché questa crocifissione, che umanamente è assurda, è una morte disgraziata, ma non per Gesù? Che cosa ha voluto fare Gesù? Lasciandosi inchiodare a quella croce, ha voluto fare una cosa molto bella, semplice: si è lasciato inchiodare all'amore nostro per non staccarsi mai più da noi. E certo,
ci avrà una corona, sì, ma di spine, non la corona d'oro. Ci avrà un potere in mano, certo, ma non per comandare, per amare, per servire. Ci avrà qualcosa da dire, ed è il suo silenzio che in quelle braccia allargate le ha rese pronte a quell'abbraccio per cui ognuno di noi nella vita e nella morte si ritrova in Lui, si ritrova pienamente in Lui. Questo è il regno di cui oggi noi dobbiamo gioire. È un regno che ci appartiene, è un regno che noi costruiamo insieme a Gesù giorno per giorno, nel momento in cui anche noi lasciamo attirare il nostro cuore da Lui. Vedete, Gesù ha avuto un'espressione, ha detto: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Trovatemelo un potente della terra che quando più si eleva più attira. Trovatemelo per cortesia, perché il mondo ci fa vedere nella sua logica di regno che quando più un potente si eleva allontana le persone da lui. Leggi le dittature, leggi che cosa succede in genere con i nostri politici amati e disprezzati contemporaneamente. Ma quando ti trovi di fronte a questo Gesù devi soltanto accettare di vivere quel fascino, quel trasporto per cui ti attira e ti attirà, perché fa schifo, perché è ribrezzo, ma perché ama. Non c'è niente di umano che ti farebbe apprezzare quell'uomo, ma come si fa a dire di un crocifisso che è re? E Gesù lì è diventato il nostro re, sulla croce, perché il suo regno non è un regno di comando, è un regno di servizio. Da quel regno, da quella croce, da quel trono parte soltanto un amore così intenso che ci rende la certezza che noi siamo davvero i figli di Dio, a cui Dio rivolge la sua predilezione, per cui Dio ha mandato questo figlio a morire per riscattare la nostra dignità. In questa luce, io vi dicevo all'inizio, vogliamo celebrare anche la messa in suffragio del fratello Giuseppe. Pensiamo alla nostra morte in questi termini: l'abbraccio che il Padre ci ha riservato. Chi è che ci porta in questo abbraccio? Quelle braccia aperte di Gesù sulla croce. Credete in Dio, Padre Onnipotente, che davvero ama tutti quanti noi che siamo i Suoi figli? Credete nello Spirito che Gesù ha manifestato sulla croce, donandoci la Sua vita per la nostra vita, la Sua morte per la nostra resurrezione, il Suo amore per la nostra vita eterna? Credete nello Spirito Santo che rende visibile
nella Chiesa il dono di questo amore attraverso l'esperienza dei sacramenti di cui stiamo vivendo l'Eucaristia in questo istante? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre vuole che lavoriamo per il bene del mondo e dell'umanità, invitandoci a credere che il nostro destino non è qua giù, ma nel suo regno che viene, in cui Cristo Gesù è per sempre nostro Re e Signore. Ripetiamo insieme. Gesù nostro Re, ascoltaci. Gesù nostro Re, ascoltaci. La Chiesa faccia propria le caratteristiche della regalità di Cristo Re, realizzando il grande comandamento dell'amore come servizio che promuove l'uomo. Preghiamo. Gesù nostro Re, ascoltaci. Il Papa, nei suoi accorati interventi per la pace, trovi accoglienza nelle autorità preposte al governo del mondo. Preghiamo. Gesù nostro Re, ascoltaci. La comunità si impegni a ricercare la verità e viva per essa, sostenendola sempre, evitando doppiezze di comportamento. Preghiamo. Gesù nostro Re, ascoltaci. La fine di quest'anno liturgico ci aiuti a chiedere perdono per i buoni propositi non attuati. Piuttosto, ci stimoli per il nuovo anno pastorale a continuare più fedelmente il cammino. Preghiamo. Gesù nostro Re, ascoltaci. Signore, abbiamo tanto bisogno di Te per togliere il velo di incertezza che avvolge le nostre esistenze. Rendici sempre più degni di annunciare coraggiosamente il Vangelo per costruire nel mondo il Tuo regno. Preghiamo. Gesù nostro Re, ascoltaci. Ad un mese dalla Sua morte, preghiamo oggi in modo particolare per il defunto Giuseppe Alberino. Preghiamo. Gesù nostro Re, ascoltaci. Affidiamo al Signore la preghiera del nostro cuore. Padre, tutto ti chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Canto numero 33. Benedici, o Signore. Thank you.
questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu, con olio di esultanza, hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo il tuo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero della umana redenzione, assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. E il Signore Gesù si offre per noi.
stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Giuseppe, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettiti a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Re in eterno siede il Signore, benedirà il suo popolo nella pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci ha nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'Universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vorrei darvi tre avvisi. Innanzitutto il 29 prossimo giovedì inizia la novena in preparazione all'Immacolata. Quest'anno per noi avrà un sapore un poco particolare perché recuperiamo l'esperienza vissuta 60 anni fa qui a Capri nel centenario delle apparizioni di Lourdes. Furono fatti dei festeggiamenti del tutto particolari, fu fatta anche quella bella statuina che c'è sul frontale della chiesa di Santa Teresa, fu messa una lapide. Noi faremo qualcosa per ricordare quei 60 anni e non staremo all'altare dell'Immacolata, ma porteremo qui quella statua di Lourdes con la Bernadette ai piedi, che fu fatta proprio allora in quella circostanza, quindi la terremo qui esposta. E gli orari sono i seguenti: per i bambini al mattino 7:45 vengono qui per un momento di preghiera, poi fanno colazione e poi vanno a scuola, questo normalmente. Poi per gli adulti 7:30 Santo Rosario, 8 Lodi e Santa Messa, 8:15 Lodi e Santa Messa, alle 9 Santo Rosario con la riflessione, a sera 5:30 Santo Rosario, alle 18 Santa Messa, alle 19:30 per chi non trovasse il tempo durante la giornata il Santo Rosario. Vediamo se l'orario va bene, siamo in inverno oramai. E il cammino che faremo in questi giorni della novena è sulla preghiera, particolarmente sull'Ave Maria. Quindi recuperiamo la spiegazione dell'Ave Maria passo passo. Poi secondo avviso, il giorno 30, venerdì prossimo, è Sant'Andrea. Noi come ogni anno andremo a Marina Piccola, alle 3 il Santo Rosario, alle 3:30 la Santa Messa, una volta era la messa per i pescatori, ma mo pare che pescatori pure a Capri non ce ne stanno troppi, allora la giriamo in una maniera diversa, Santa Messa per tutti gli operatori del mare, quindi dovremmo essere bagnanti, bagnini, quelli che tengono le barche, i motoscafisti, dovremmo essere tutti quanti, pure non basterebbe la piazza Totò che ci sta lì davanti alla chiesa, se ci fossimo tutti. Terzo avviso, sabato prossimo alle ore 19 di sera c'è la festa di Santa Cecilia, tutti i cori dell'isola, voi sapete, è una tradizione bellissima di ogni anno, faremo questo concerto in onore di Santa Cecilia, quindi sentiremo, sarà un godimento spirituale di musica, soprattutto, attenzione, una caratteristica, non vengono da lontano, è tutto pane fatto in casa, sono tutti quanti coristi di Capri e di Ana Capri, quindi siamo invitati a questo momento di gioia. Non so se gli sportivi, se gioca il Napoli, sabato sera, se non ci ha guaiato pure a noi, che quando io con Napoli la gente non viene da chiesa, non ho capito per quale motivo. Il Signore sia con voi. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per l'incontro con Cristo Gesù Cristo, con Cristo Signore nostro Re. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio
e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore, andate in pace. Buona domenica e buona festa. Canto numero 224. Questa è la mia fede.